con Babbo Natale dietro di me, vi dico che ho trovato le mie 3 texture pack preferite. Più che trovato, ragazzi, le avevo, ma appunto non le ho mai provate. Alcune invece ve le ho fatte vedere. Quindi oggi vi farò vedere le mie texture pack preferite per giocare le Bed Wars. Vi dico che ne sono 3. Ho scelto le 3 texture pack migliori, perché sinceramente ce ne sono anche altre che mi piacciono molto, però essendo che abbiamo a disposizione 3 game come ogni video, ne ho scelte solo 3. Quindi, ragazzi, siamo su Coral MC, perché nel video appunto dove vi ho chiesto: ragazzi, dove volete che gioco, Coral o iPixel? E molti di voi hanno detto Coral. Poi naturalmente alternerò anche un po' con iPixel. Quindi io vi auguro una buona visione, vi mostrerò le 3 texture pack che trovate tutte in descrizione per scaricarle. Mi raccomando, ragazzi, lasciate subito un bel like, iscrivetevi e attivate anche la campanellina, e ci vediamo direttamente con la prima texture pack. Ed eccoci qui. Allora, il nome della texture pack lo potete vedere in alto a sinistra: Nebula 1K16x. Questa texture pack mi è piaciuta davvero tanto appena l'ho vista e ho pensato subito di metterla nel video. Allora, possiamo andare a vedere subito la lana, che è in questo modo. Intanto bardiamo un pochettino il letto. Naturalmente, guardate, la lana è molto molto carina. L'animazione per rompere la lana è default e mi piace anche tanto. Andiamo direttamente ad attaccare il giallo, che è appunto il nostro vicino. Guardate anche il mirino, ragazzi, e mi piace tantissimo. Il mirino è veramente fatto molto 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 bene. Signor bianco, ah, non è il giallo, è il bianco. Va bene, il letto l'hai perso. È eliminato il primo team, perfetto. Allora, abbiamo materiali per farci armor, spada, shear, piccone, ascia e altri blocchi, perfetto. Guardate l'ascia quanto è bella, ragazzi, è tipo un po' più altina, veramente molto molto carina. La shear è bellissima, ma è tipo tagliata. Guardate invece l'armatura, ragazzi. No, l'armatura è bellissima, l'armatura non ci può dire nulla, è veramente molto molto carina. Guardate le gapple, bellissime, le gapple sono anche carine. Naturalmente c'è il sound normale. Allora, andiamo a prendere subito i diamanti, che voglio vederli. Mamma mia, ragazzi, i diamanti sono bellissimi. Sta arrivando il pink. Ah, signor pink, però, ma mi fai giocare? Sharpness fatta, abbiamo il pink sopra, ragazzoni. Allora, se riesco, potrei farmi in realtà. Ok. Ok, morto. Questi texture pack, ragazzi, naturalmente sono veramente ottime per giocare le Bed Wars, soprattutto anche per fare PvP in generale, ma per giocare le Bed Wars, ragazzi, sono veramente molto molto belle. Ok, mi sa che qui mi killa. Ok, la mia paura, ragazzi, è che ora il verde potrebbe venire da me, perché ha fatto un collegamento verso la base gialla. E ora mi resta un po' difficile, però, scegliere tra i due, perché se mi iniziano a targettare è un problemino. Comunque, ragazzi, ho preso l'arco perché mi sono reso conto che in quasi nessuna texture pack, quando le vado a provare, non testo mai l'arco. E oggi invece lo voglio vedere. Sta arrivando il pink di nuovo. Comunque ha fatto benissimo l'arco, ragazzi, eh. Non ci credo che non l'ho preso. Ok, mamma mia, ragazzi, la fireball l'ha fatto arrivare dall'altra parte della mappa. GG. Allora, andiamo a prendere gli altri diamanti, così posso farmi tranquillamente una protezione livello 1, che appunto non la ho. E il verde, verde potrebbe venire da me, ragazzoni. Questo è un problema. Comunque, facciamo regeneration più il pull, in modo che siamo messi ancora meglio. Io provo ad attaccare il pink, però se il verde viene da me siamo un po' fottuti, ragazzi. Lo sapete? Eh sì, lo sapete benissimo. Sembra che il verde non sta arrivando, ragazzi. Dai, approfittiamo e lasciamo il pink. Mi sa che questa volta mi killa, sì, infatti. Allora, ho perso l'arco, ma non lo riprenderò. Comunque è molto bello l'arco, mi piace, ci sta. Ok, lui è morto. Allora, ho la shear, ho un po' tutto, apriamo il letto lì. Ah, la Mirror Fatigue l'ho attivata, perfetto, in modo che tranquillamente il letto io lo posso fare. Sta arrivando anche il rosso. È impossibile, ragazzi, allora, che il verde non mi sta attaccando. Guardate lì. Vabbè, il letto lo perde. Il rosso è final kill. Abbiamo il pink davanti a noi, ragazzi, ed è final anche lui. Il verde anche è final kill, incredibile. Fireball in the face. Mi sa che mi killa, eh. Sì, mi killa. Caspita, ho sbagliato, ragazzi. Verde eliminato, benissimo. Quindi io contro il pink. Allora, ho il pink sopra, ho preso anche l'ender pearl. Guardate quanto è bella l'ender pearl. Mi sembra più uno snowball in realtà, eh. Ok. No, non ci credo, ho sbagliato a atterrare la perla. Non ci credo mai. Non ci credo, non ci credo, si è clutchato. Oh,
ho perso questo fight veramente. Va bene, ma ci sta, è stato molto bravo. Comunque, questa texture pack, ragazzi, mi piace veramente un sacco. E soprattutto è una texture pack, tra virgolette, originale. E quindi è questa la cosa che me la fa piacere. Quindi, prima texture pack andata, andiamo a provare direttamente la seconda. Ed eccoci qui, seconda texture pack, è la Zurus FPS 16 per. Questa texture pack non l'ho mai, e dico mai, provata. L'ho vista un paio di volte, ragazzi, e mi è piaciuta davvero troppo. Ho detto, no, non posso non provarla. Questo giallo suona tantissimo con tutto il rosa, però, veramente. Allora, i blocchi sono questi blocchi così. Molti magari dicono i blocchi con i buchi. No, a me piacciono questi blocchi, devo essere sincero, a me piacciono. E utilizzerei questa texture pack, assolutamente sì. È davvero tanto tanto clean la texture pack 16 per. Questa qui busta davvero tantissimo. Dovrei cercare di rompere il letto, ma... niente. Allora, mi sono fatto la spada in ferro, come potete vedere. Guardate qui, è veramente tanto tanto bella. Ma è un po' più piccola della spada in legno. O forse è una mia impressione, sicuramente sarà una mia impressione. Ok, lui è morto. Ma attraverso dei blocchi... What the fuck? Erano dei blocchi invisibili. Ok, il letto l'ha perso perché l'ho jumpato, ma io perdo il letto. Dovrei provare, ragazzi, a fightarlo. Ok, no, 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 fermo, fermo, bro, perché io non ho vita. Vuole screen? Oh, cos'è sto assembramento? C'è il covid. Ora però, bro, ti devo fightare. Ok, allora prendiamo le gapple. Guardate le gapple quanto sono carine. Lascia il piccone, sono bellissimi, sono default in teoria, sì. Guardate la gapple quanto è carina. È tipo quadrata, no, bellissima, ragazzi, veramente mi fa impazzire. Ragazzi, il rosso sta laggando. Oh no, mi dispiace, bro, devo killare. È uscito dal gioco. Comunque, veramente, con questi blocchi, magari non lo so se ci potrebbe star bene la texture pack, però, boh, a me piace. E ok, va bene, riesco a perdere da danno da caduta. Ok, va bene. Allora, seconda texture pack, molto molto carina. È una texture pack un po' particolare, perché come avete visto è tema pink con dei blocchi che non ci stanno proprio benissimo, ma in realtà sono carini. Andremo a provare l'ultima e poi vi dirò, secondo me, la più carina. È anche quella che busta di più. Bene, eccoci qui con l'ultimo game. Allora, questa texture pack già l'ho provata in live e appunto l'ho messa in questo video delle texture pack che preferisco. Questa texture pack è la Plasma 16 per. Ha un abbinamento tra blocchi, spade e tutto, che è veramente troppo troppo bello, ci sta. I blocchi questi mi piacciono, sono molto più clean, ci sta, non sono male. C'è il bianco lì, ragazzi, che non sta brigiando. Io dovrei prendermi l'ultimo diamante e poi fightarlo, sì, quindi intanto ci facciamo una bella protection. Ok, perfetto, andato. Il letto l'abbiamo rotto. Ok, perfetto. Allora, facciamo armatura, gapple. Mi faccio anche gli utensili, ragazzi, ve li voglio far vedere. Il giallo mi ha distrutto il letto. Oh mio Dio, no. Ok, eliminato. Ora andiamo verso di qua, siamo rimasti in tre. Devo farmi una sharpness e ok, devo cercare di vincere questo game. Ok, c'è il rosso che è niente, è niente. C'è il pink che l'ha praticamente asfaltato. Va bene, andiamo a farci una protection livello 2. Parlando di queste texture pack, ragazzi, mi piace tantissimo. È, diciamo, un po' il mio stile preferito delle texture pack. Davvero tanto tanto bella. Soprattutto la spada, che appunto non è né troppo piccola né troppo grande, è veramente perfetta e mi piace tanto. Allora abbiamo il rosso davanti che non è letto. Io potrei fare... eliminato, lol. Ok. Letto andato. Non ci credo. Non è vero quello che è appena successo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Meno male, ragazzi. Abbiamo vinto con l'unica texture pack, che è la Plasma 16 per. Ed eccoci qui, ragazzi, alla fine del video. La texture pack che preferisco, un K16 per, la Nebula. Ma vi spiego anche il motivo. Sinceramente, ragazzi, la Zurus mi piace anche tantissimo, e anche la Plasma. Però la Nebula ha quella cosa in più che mi piace. E come secondo posto metterei la Zurus, bellissima, perché ha quei blocchi clean che mi piacciono tantissimo. E per finire la Plasma. Quindi proprio in questa posizione le metterei: Nebula, Zurus e Plasma. Quindi naturalmente spero questo video vi sia piaciuto. Io e Babbo Natale vi salutiamo, vi auguriamo una buona giornata. Diglielo tu di lasciare un bel like, diglielo, diglielo. Lascia like o sei brutto. Iscriviti.
se vuoi diventare forte nelle Bedwars. Grazie mille Babbo Natale che appunto l'hai detto. Ci vediamo domenica alle 15 con un nuovo video, vi aspetto. Bella.